massicciata. Ma non si potevano poggiare i binari direttamente a terra? Sassi, breccia, pietrisco, tutti la conoscono, ma pochi sanno veramente a che cosa serve. Bene, alla fine di questo video ti garantisco che non solo non avrai più dubbi su che cosa sono e sul perché ci sono quei sassi sotto i treni, ma sarai in grado anche di spiegarlo agli altri e magari di fare una bella figura. Di rimorchiare? Beh, io e mia moglie ci siamo conosciuti in ferrovia. Lavoravamo nella stessa impresa. No, non abbiamo mai parlato di massicciata. Detto questo, immergiamoci, non nella massicciata. Sono Jacopo Ferraccioli e sono un istruttore ferroviario e su questo canale ho deciso di condividere con te la mia esperienza e la mia passione per questa materia e per tutto ciò che le ruota attorno. Quindi, se sei un ferroviere, un appassionato, un curioso, non puoi non iscriverti a questa pagina e sostenere questo progetto. Detto questo, torniamo a noi. Come si chiamano quei sassi che si trovano sotto i binari? Massicciata. E da cosa serve la massicciata? La massicciata serve per ripartire elasticamente il carico dei veicoli ferroviari che si muovono sui binari, quindi che sono in movimento. Ripartire questo carico, quindi questo peso, su una superficie più ampia possibile. Infatti, in sua assenza, della massicciata, il treno concentrerebbe un peso molto molto elevato su una superficie molto molto piccola, con conseguente rischio di cedimento del terreno. Non solo, la massicciata serve anche a proteggere la struttura dagli allagamenti e ad assorbire le sollecitazioni dovute al passaggio dei veicoli. Perché è fatta così? Il pietrisco viene spezzato in modo da formare degli spigoli vivi, che servono a garantire un ottimo attrito fra le varie pietre. Se fossero state lisce, sarebbero potute scivolare l'una sull'altra. Inoltre, la massicciata è abbastanza permeabile e permette lo scolo delle acque piovane. E data la sua struttura, riesce a deformarsi senza fare danni. Essendo composta da pietrisco di taglio medio-grande, consente quindi all'acqua di scorrere e di disperdersi nel terreno sottostante. Questo è favorito anche dalla modalità costruttiva della piattaforma sottostante, che è leggermente degradante. Ha una leggera pendenza del 3,5% verso l'esterno. La massicciata serve quindi a garantire una base solida e stabile per le rotaie. Rotaie. Ma non potevano poggiare i binari direttamente a terra? Ti aspettavi un no secco come risposta, eh? E invece scendiamo più a fondo. La massicciata è posizionata tra la piattaforma e le traverse ed è costituita da pietrisco di roccia vulcanica. Può essere basalto, porfido, granito oppure di roccia sedimentaria. Calcari, dolomie, che differenza c'è tra i due materiali? La durata. La roccia vulcanica può durare anche 30 anni, mentre quella sedimentaria 20. Ma perché posare milioni di tonnellate di pietrisco se se ne può fare a meno? La necessità della posa della massicciata nasce da un'esigenza tanto semplice quanto troppe volte trascurata. I terreni non sono spesso adatti a sostenere direttamente le rotaie. Il terreno è umido, cedevole, non omogeneo nella sua composizione. Ricordate le lezioni di scienza alle superiori? Prendiamo in analisi un terreno comune, soprattutto per le ferrovie italiane, un terreno di campagna. Un terreno boscoso. Lo strato superficiale del terreno prende il nome di lettiera, formata da resti organici lasciati in eredità dalle piante, quindi foglie, rami secchi, frutti caduti, e da animali morti. Al di sotto della lettiera si trova la lettiera in decomposizione, dove i resti organici dei resti organici della lettiera si decompongono in composti più semplici. Tutto questo grazie all'azione di organismi specializzati in questo, detti proprio organismi decompositori. Se vi immaginate questo, sappiate che in realtà si tratta di questo. Funghi e batteri. Più sotto ancora troviamo uno strato detto humus, formato da materiale organico decomposto che si è mescolato al terreno. Bene, questi primi tre strati, che dalla descrizione immaginerete spessi 10 metri, ma che in realtà hanno lo spessore compreso tra i 2 cm e i 2 metri, quindi una bic o tor, sono quelli che consentono la sopravvivenza della flora e della fauna. Andando ancora più a fondo troviamo uno strato minerale, né morto né vivo, è uno zombie. Letteralmente inorganico, dove troviamo un gran mix di sabbia, argilla, roccia impenetrabile e più, tranne che agli alberi con le radici estremamente profonde. Subito dopo abbiamo il cosiddetto sottosuolo.
la terra dei nani, dove sabbia e argilla lasciano progressivamente spazio alla sola roccia, che diventa unica nello strato successivo. E l'ultimo che prendiamo in esame, e cioè quello della roccia madre, è uno strato compatto, dove non arriva l'azione degli eventi atmosferici e che fa da base a tutti i suoli, anche quelli marini. Bene, ma perché questa lezione di scienze in un video che parla di pietre? Come dicevamo, il terreno non è costante nella sua composizione e questa incostanza viene sempre aumentata dagli agenti atmosferici come pioggia e vento, che ne modificano la struttura. Anche la non pioggia è un problema. Ora, domanda: possiamo quindi poggiare i binari direttamente sul terreno? Far viaggiare magari un treno a 120 km all'ora con 1600 tonnellate di ferro dietro su una superficie instabile? Si aveva bisogno di un complesso di elementi tecnici che servivano a consentire ad enormi masse di materiale la corsa su una via vincolata. Col treno, se ti trovi su una strada piena di buche ed avvallamenti, non è che rallenti e piano piano le schivi, non hai il volante, ricordi? Quindi è possibile fare a meno della massicciata? Sì. Come sì? Sì, esiste l'armamento senza massicciata. Come funziona? Utilizza per ripartire i carichi tra rotaia e terreno una piattaforma di calcestruzzo armato. Questo sistema, se integrato ad esempio da un supporto intermedio per migliorare la ripartizione dei carichi e da materassini elastomerici o elastomerici, non lo so come si dice, posti rispettivamente uno tra rotaia e le piastre di cemento e l'altro tra le piastre ed il fondo, permettono di attenuare l'inquinamento acustico e le vibrazioni trasmesse all'infrastruttura ferroviaria, con conseguente anche diminuzione del rumore e delle vibrazioni. Quindi, l'armamento su piastra è migliore della massicciata? L'armamento senza massicciata presenta sicuramente dei vantaggi sui terreni non cedevoli o in galleria o rialzati, ma presenta anche qualche problema insito nella tipologia della struttura stessa, come una forte rigidità che può portare a conseguenti fessurazioni della struttura e richiedere quindi frequenti interventi di manutenzione, oppure, ecco, in caso di svio, l'armamento in cemento richiederebbe importantissimi interventi per il ripristino. Tradotto, mucho dinero. Non dimentichiamo poi che l'armamento con massicciata è indispensabile in tutti quei tratti di linea dove possono essere presenti cedimenti alla sovrastruttura, che vengono in qualche modo, anche se non al 100%, gestiti attraverso la rincalzatura della massicciata. Dare una risposta quindi non è semplice, tanto è che in campo internazionale è in corso un'accesa discussione su quale dei due sistemi sia il migliore. Per quello che mi riguarda a titolo strettamente personale, credo che nessuno dei due sia in realtà il sistema migliore in assoluto, poiché la scelta di fare l'armamento in un modo o in un altro dipende fortemente dalle caratteristiche del sottosuolo, dalle presenze di opere d'arte, dalla disponibilità dei materiali e dalla manutenzione. Per questo la valutazione, secondo me, deve essere fatta linea per linea. Bene, grazie davvero per aver deciso di seguire questo video e se il contenuto ti è piaciuto e se ti è risultato interessante, iscriviti alla pagina, metti un mi piace al video e lascia un piccolo commento. In questo modo, con un semplice gesto, potrai supportare la pagina ed aiutarmi a continuare a parlare di quello che ci piace, la ferrovia, da un punto di vista diverso. Grazie, ci vediamo dall'altra parte allora.